Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. L'aperitivo conclusivo del progetto Norcineria Montagnana, che si è svolto poco prima di Natale presso l'Istituto Jacopo da Montagnana, è stata l'occasione per promuovere e dare nuovo slancio ad un prodotto chiave per l'economia della Bassa Padovana e per mettere in luce la necessità di potenziare importanti sinergie che lo possono valorizzare nel migliore dei modi. Il prosciutto dolce di Montagnana, per l'occasione, è stato accompagnato dai vini dei Colli Euganei, con abbinamenti che hanno saputo stupire tutti i presenti. Il corso, realizzato da Coop Services su iniziativa della Camera di Commercio di Padova, con la compartecipazione dell'Associazione Generale Cooperative Italiane Veneto, si propone di contribuire al recupero delle tradizioni gastronomiche locali mediante azioni coordinate fra gli attori coinvolti nella produzione e diffusione dei prodotti delle aziende del Montagnanese e delle zone limitrofe, anche in chiave di attrazione turistica. Con questa iniziativa, Coop Services ha inteso proseguire l'impegno per la valorizzazione della norcineria iniziato lo scorso anno con il progetto Tecne Norcineria Tradizione e Innovazione, fino al corso Strategie Innovative per la Produzione e Valorizzazione dei Prodotti Tipici della Norcineria, che si svolgerà nei prossimi mesi. Abbiamo iniziato con un progetto che riguardava l'individuazione di 3 persone dell'Istituto Alberghiero e dell'Agrario più meritevoli per fare un percorso di ricerca e di approfondimento tematico nel settore della norcineria. Abbiamo proseguito con questo progetto dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane con la Camera di Commercio ideato da Coop Services, ma l'abbiamo incentrato su un'idea fondamentale, che è quella: quale futuro, quale sviluppo può avere il nostro territorio? Queste iniziative sono state realizzate grazie alla rete degli attori locali formata dal Comune di Montagnana, dalla Camera di Commercio di Padova, dal Consorzio del Prosciutto Veneto Berico Euganeo e dalle aziende socie del Consorzio, infine dall'Istituto Jacopo da Montagnana. Una rete di relazioni che è garanzia di rapidità operativa, qualità dei contenuti e coerenza degli obiettivi con le esigenze del territorio. All'intervento hanno partecipato 13 persone, imprenditori, dipendenti di imprese che operano nel settore e disoccupati interessati a migliorare le conoscenze e le prospettive lavorative nell'ambito della norcineria. In un contesto di crisi occupazionale, la figura professionale del norcino risponde ai fabbisogni professionali del contesto produttivo della Bassa Padovana, contribuendo al processo di crescita professionale dei lavoratori e alla competitività, grazie all'integrazione di competenze professionali a vantaggio dello sviluppo locale.